In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per gli aggiornamenti meteo del weekend. Giuseppe, dopo la perturbazione della scorsa settimana sembra che il tempo si sia stabilizzato, ma prima di scoprire le previsioni meteo del fine settimana vogliamo informare i nostri telespettatori sulla situazione attuale. Sulla nostra regione è presente un'area di relativa alta pressione che garantisce condizioni di tempo discreto con temperature lievemente al di sopra della media stagionale. Alta pressione che tra oggi e domani, sabato, riceverà un contributo di aria calda dal Nord Africa, grazie all'affondo di una seccatura che dall'Europa settentrionale si allungherà fino ai settori nord-occidentali dell'Italia, dove andrà a formarsi un minimo di bassa pressione al suolo. Nella giornata di domenica, poi, la depressione tenderà ad evolvere verso Levante, interessando marginalmente anche la nostra regione. Come si svilupperà invece la situazione per quanto riguarda nello specifico le giornate di sabato e domenica? Sì, per domani, il sabato 16 settembre, avremo cielo poco nuvoloso o velato, il passaggio di nubi stratiformi. La nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso del pomeriggio, segnatamente sui settori settentrionali ed occidentali della regione. Temperature in sensibile aumento, specie sul Cilento meridionale. I valori massimi potrebbero superare localmente anche i 30 gradi centigradi. Venti meridionali con una maggior componente sciroccale. Mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Per domenica 17, con l'avanzare della depressione verso Levante, sulla nostra regione la circolazione inizierà a mutare per l'inserimento di correnti fresche da maestrale. Gli effetti saranno avvertiti maggiormente sui settori settentrionali, dove troveremo un cielo irregolarmente nuvoloso con possibili associate precipitazioni di debole intensità e distribuite in maniera irregolare. Schiarite più ampie invece procedendo verso sud, con cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutto il Cilento. Temperature in diminuzione ad iniziare dai settori settentrionali della regione. Tra il pomeriggio e la serata il calo termico interesserà tutta la regione, sotto la spinta di venti di maestrale che soffieranno con intensità moderata lungo la costa. Mare pertanto mosso, localmente molto mosso al largo. Per quanto riguarda invece l'inizio della prossima settimana, cosa ci aspetta? Sì, nella giornata di lunedì il vortice depressionario tenderà a progredire ulteriormente verso Levante, interessando più direttamente anche la nostra regione. A partire dal pomeriggio sera avremo un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia, specie dalla serata. Piogge che caratterizzeranno anche la giornata di martedì e mercoledì, anche se saranno distribuite in modo irregolare. Temperature in ulteriore diminuzione, specie nella giornata di martedì, con valori che si porteranno ben al di sotto della media stagionale e con venti che si disporranno nei quadranti settentrionali. Un relativo miglioramento probabilmente è atteso da giovedì, ma in un contesto termico abbastanza fresco.